Il nuovo presidente della regione Marco Marsiglio, la sua prima visita post elezione l'ha fatta a Teramo, l'ufficio speciale per la ricostruzione. Un incontro con il direttore reggente Vincenzo Rivera e i vice, nel corso del quale sono stati affrontati i temi urgenti della nuova organizzazione del personale e le dipendenze dell'ufficio e degli emendamenti che l'Abruzzo ha chiesto che vengano inseriti nel cosiddetto decreto legge Catania. Sono venuto apposta qui a fare come dire, la prima riunione operativa, la prima visita fuori sede in una struttura, perché avevo largamente annunciato in campagna elettorale che questa la considero la principale emergenza della nostra regione. Penso che quando ci sono ancora migliaia di persone fuori dalle loro case, a 2 anni di distanza dal terremoto, bisogna assolutamente cambiare passo. Quindi ho preso contatto con gli uffici, ci siamo confrontati, è stata una riunione di lavoro e adesso inizieremo a fare questo lavoro per sbloccare questi uffici e per metterli nella condizione di poter rispondere alle esigenze primarie dei cittadini, che è quella di rientrare nelle loro case e di poter restaurare i loro edifici. Intorno alla prossima settimana azzereremo i ritardi nei pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori, perché qui c'erano anche la condizione assurda di imprese che lavorano per lo Stato e poi falliscono o vanno in grave sofferenza perché non vengono pagate. Questo, diciamo, è un ritardo che si sta recuperando e adesso misureremo se a regime, dopo questo magari sforzo di recupero dei ritardi, a regime la macchina è in grado di reggere. C'è ancora un'attività da fare anche a livello legislativo, attendiamo un decreto legge su Catania all'interno del quale il sottosegretario Crimi ha annunciato proposte di emendamenti da parte del governo che sono state concordate qui con i tavoli tecnici e che noi ovviamente sosterremo e chiederemo di sostenere in Parlamento.